Bentornati sul canale Sono Italiano. Oggi con le ultime notizie come Lulu Selassie è stata uno dei personaggi più importanti dell'ultima edizione del Grande Fratello VIP. Anche se non ha vinto, molti telespettatori la ricordano ancora e seguono le sue vicende, qualcuno però, ultimamente, pare aver esagerato un po'. Ecco cosa è successo precisamente. Poco tempo fa Lulu Selassie è tornata al centro dell'attenzione mediatica per la sua festa di compleanno che è stato il 6 giugno scorso. La ragazza però ha potuto festeggiarlo solo il 22 giugno presso il Golden Tower Lifestyle di Napoli. Purtroppo sembra che l'evento non abbia ottenuto il successo sperato perché tanti invitati non si sono presentati. A ogni modo, che cosa hanno combinato le sue fan? Lulu Selassie, i fan sono ingestibili. Lulu Selassie, come accennato, è stata uno dei volti della passata edizione del reality Principe di Canale 5. Lì, insieme alle sue sorelle, ha mostrato di avere una personalità vivace e genuina, per questo tanti l'hanno trovata simpatica e sostenuta. Nel corso dello show la ragazza si è innamorata di Manuel Bortuzzo, con cui ha avuto una storia d'amore. I ragazzi, a un certo punto, si sono dovuti separare perché il giovane è uscito dalla trasmissione, con la promessa però di ritrovarsi e continuare la relazione fuori dalle mura della casa. Purtroppo però la storia non è andata a buon fine e non molto tempo dopo la conclusione del Grande Fratello VIP 6 i due si sono lasciati. C'è chi però non riesce ad accettare tutto questo, ma allora cos'è successo precisamente all'ex tronista? A tutto c'è un limite, l'ex tronista ad aver avuto dei guai con le fan scatenate di Lulu Selassie e Andrea Nicole. La donna ultimamente ha partecipato a un evento con Manuel Bortuzzo e questo non è andato giù a tutte le simpatizzanti della coppia formata dalla principessa e dal nuotatore di Trieste. Ecco che cosa ha scritto l'ex tronista sulla sua pagina Instagram seguita da 162.000 followers. Dopo aver ricevuto tantissimi messaggi non belli dopo l'evento a cui ha partecipato con l'ex Gfino, ha deciso di scrivere ribattendo a quelli che l'hanno insultata per non averlo schifato, e dunque essersi comportata in modo educato e gentile con Manuel. Lei ha sottolineato che capisce che ci si affezioni al singolo e alla coppia, però entrambi sono persone mature e responsabili che hanno provato a stare insieme e che si sono separati come accade a tanti. Dunque ha concluso sottolineando che denigrare una persona perché non sta più insieme al beniamino, è imbarazzante e infantile e che si può mostrare il proprio appoggio per chi si vuole senza insultare il prossimo. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per aggiornare le ultime novità prima di tutti. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.